I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Look at me now, will I ever know? I don't know how, but I suddenly lose control. There's a fire within my soul. Siamo arrivati a Serra Capriola, un paese dove i Longobardi di Larino lo usavano come roccaforte contro i bizantini. Qui ha studiato il nostro amato Padre Pio, c'è un bellissimo castello e stasera c'è la festa di Santa Maria. Noi andiamo a conoscere tutti gli abitanti di Serra Capriola. Pronti! Ed eccoci finalmente col comitato, loro tengono vive le tradizioni, lavorano tutto l'anno per poter fare queste feste. Allora, cosa si festeggia oggi? Lui è il presidente, che fa il furbo, dietro dice qualche battuta. Ma parla lui, d'accordo. Però parla Luca al posto sì. Suo. Luca, che festa è oggi? Madonna delle Grazie. Devi alzare la voce. Michele! Madonna delle Grazie. Sta zitto. Michele, intanto vieni, dai. Si festeggia la Madonna delle Grazie, che è una statua, un quadro che è qui presente in questo convento ormai da anni. Ma avete portato il quadro quindi in processione? Sì, porta il quadro. Poi lo andremo a vedere. Ma in questo convento so che ha studiato anche Padre Pio da giovane. E io quello vorrei vederla. Che la suor, come si chiama? Suor Messi, da dove viene lei? Dall'India. È arrivato anche Michele, fatti vedere, fai un salutino. Piacere. Ciao. E adesso andiamo in giro per conoscere Serra Capriola, ma voglio anche vedere il castello però. Sì. C'era dentro il castello i Longobardi. I Longobardi. I Longobardi di Larino. Io so tutto, ragazzi. E il Lavalotto di Napoli. Ecco, zan. Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie e dentro c'è un quadro che avete portato in processione. Sì. Cos'ha di speciale questo quadro? Che è un quadro di Francesco da Tolentino del 1300-1400 più o meno, ed è su legno. Qui c'è padre Matteo Dagnone, un frate cappuccino, è stato un grande esorcista e fra un po' diventerà anche santo. Io sono molto un po' emozionata, chissà che magari toccandolo mi faccia diventare un po' furba anche a me. Questo convento non a caso si chiama Padre Pio Giovane. Perché? Perché qui Padre Pio, qui, proprio qui, venite con me. In questa stanza studiava teologia, cioè qui si lavava le mani, qui dormiva. Questa è una sua foto da giovane e fa un po' una bella impressione essere qua. Se io mi metto qui e non c'ho una lira. Queste donne, come si dice? Serracapriolane. Serrana. Quindi, se io non avessi una lira, il gelato me lo offrite? Certo. Non mi guardi così male! Rimettete via, venghi! Cosa ti ho detto? Ha parlato in un arabo, non ho capito niente. Parlato in italiano io! No, ha parlato in dialetto, cosa ha detto? Antonio, stasera vado a trovare. Vai, andate, dai! Ragazzi, mi hanno fatto trovare la base della canzone, cioè la canzone. Siete pronti? Quando sono giù vorrà, non voglio mica la luna. Allora, io per un euro cosa mi dai? Io ti do un euro, tu cosa mi dai? Ci sta la smart. Ok. Il quad. No, voglio quello là. Quello là, sì, quello lì per un euro voglio quello. Dammelo. Allora, dato che qua mi avevano detto che era solo un chilometro per andare al castello, io sono stanca, quindi io parto. Ciao! Il duca ci sta aspettando. Andiamo al castello! Sì. Chiudi! Sei pronto? E ti pronto? Andiamo! Un
una cantante con un marchese, cosa ci fanno vicini? È perché la cantante vuole vedere il castello, è suo marchese, il mio padre. Di tuo padre, la famiglia? Maresca. Maresca, quindi questo castello è, si chiama Castello Maresca? Castello di Serra Capriola, Castello Maresca. Oh, Castello Maresca, di che periodo è? La torre precedente all'anno 1000. All'anno 1000, ma... È una pianta stellare, unica come forma in Europa. Devo fare complimenti, è mantenuto molto bene. Mi fa vedere proprio solo due o tre cose? Un giro al volo, Andiamo, che fortuna col marchese! Allora io, sorpresa, ho aperto una porta, che questa sarebbe la stanza del duca e della duchessa. C'è una cosa, guardate che meraviglia. E che cosa ci ho scoperto? Che Antonino dorme qua. Cioè, ci sono tutte le lenzuola. Oddio, gli ho rotto anche uno di questi, ma non fa niente. Dorme qua. Questa prima era una finestra. Fu murata all'inizio del 1700 da Giovan Battista Davos, dopo che fu attentata la sua vita da un popolano a cui lui aveva inaugurato la moglie, diciamo. Io sto cercando di convincere Antonino a prestarmi questo vestito per fare il concerto stasera, dato che siamo diventati amici, ma penso che sarà molto difficile. Però è la mia taglia. Esatto qui, Serra Capriola.